Si è parlato di salute alimentare, rispetto per l'ambiente, ma anche di scienza all'impianto AISA di San Zeno, dove a lezione sono tornati centinaia di studenti aretini. Il gruista, che è questo signore che è qui, prende il materiale e lo mette dentro una tramoggia che è quella là in fondo, dove inizia il percorso di selezione meccanica del rifiuto. Due le giornate di attività per bambini e ragazzi per imparare divertendosi. Scuola zero spreco e giornata della scienza. Molto bene, molto bene! All'impianto a recupero integrale sono così tornate le giornate Zero Spreco Edu, a cui nel corso degli anni hanno preso parte migliaia di bambini e giovani studenti di tutta la provincia, con il primo giorno di formazione del progetto Scuola Zero Spreco, a cui è aderito l'Istituto Comprensivo Statale Cesalpino. E Marte è il pianeta rosso. Scienza, fisica, astronomia, tecnologia e natura invece al centro della giornata della scienza. Perché andare a rafforzare le conoscenze basilari in materie scientifiche come l'astronomia, la fisica, la medicina è un qualcosa di importante, una forma di zero spreco. È il momento in cui una centrale di recupero totale, che è chiamata a risolvere i problemi legati allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, offre, riversa sul proprio territorio anche degli effetti positivi. E è un momento estremamente importante per conoscere queste realtà. Ora vediamo un po' che cosa fa. Si prova? Ora voi non lo vedete, però è andato a fondo. Ma perché è andato a fondo, ragazzi? C'è tra i miei colleghi chi fa oggi esperimenti sulla legge di Archimede, chi sulla teoria degli urti e così, e chi invece per esempio sul rumore, per far comprendere dal vivo quello che effettivamente che cos'è la tecnologia, che cos'è la scienza applicata. Alla luce anche delle uscite delle linee guida STEM e per l'orientamento, queste giornate ricadono perfettamente nel curriculum scolastico, in quella che è, diciamo, la metodologia innovativa della scuola. Questi non è soltanto venire ad ascoltare delle lezioni di scienze, ma proprio fare scienze applicate e laboratoriali in maniera divertente, garantendo anche pari opportunità alle nostre studentesse, che vanno sollecitate e vanno incoraggiate proprio ad intraprendere professioni scientifiche.